Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per preparare un dolce che a me piace tantissimo. Prepareremo insieme una torta sfogliata alle pesche. Andiamo a vedere gli ingredienti e la lavorazione. Allora, vedete gli ingredienti messi tutti insieme. Per i pesi, ci tengo a dirlo come d'abitudine, li troverete tutti specificati in info box, quindi nel box informazioni sotto il video. Allora, abbiamo delle pesche fresche, logicamente, che io ho ben lavato e poi le ho tagliate così a spicchietti. Vedete, ogni spicchietto sarà 2 cm di altezza, non le dobbiamo fare molto sottili. Poi ho della marmellata di pesche, ho delle lamelle di mandorle, in questo modo, poi ho dello zucchero di canna, un tuorlo d'uovo con qualche goccia d'aceto che ci servirà semplicemente per spennellare il nostro dolce alla fine, un disco di pasta sfoglia. Sto utilizzando per questo dolce, vedete, un semplice stampo di alluminio da 26 cm di diametro. Allora, la prima cosa che andiamo a fare, io ho tagliato già il disco a misura, per la misura che proprio serve a me, per la misura della mia teglia, ok? E andiamo ad adagiare con tutta la carta da forno, poi taglieremo tutto ciò che non serve, ciò che avanza, non eccessivamente, ma un pochino dobbiamo forarla per evitare inutili rigonfiamenti in cottura. Dopodiché vado a prendere la mia marmellata di pesche e la stendo. Allora, a questo punto io vado a mettere una spolveratina, ma qui sotto deve essere veramente soltanto una spolveratina di zucchero di canna. Mi servirà per unire tutti i composti della mia torta sfogliata, così come la chiamo io, e vado a mettere un pochino delle mie lamelle di mandorle. Vedete? Un po' di queste lamelle ce le lasciamo perché ci serviranno per la fine. A questo punto siamo pronti per andare a adagiare le nostre pesche sulla superficie del dolce. Ecco, vedete, io ho fatto il primo giro in questo modo. Ora, il secondo giro, noi andiamo a metterlo non nella stessa direzione, ma nel verso contrario. Quindi facciamo così, cambiamo proprio completamente il disegno. Ecco, vedete come l'ho messo? Praticamente ho invertito, ve la giro tutta, ho invertito i due versi. Adesso al centro rimettiamo le pesche nel verso esatto con cui abbiamo iniziato, così. Ecco. Adesso vado a mettere così sulle pesche il mio zucchero di canna, poi andiamo a rigirare i bordi così. Ora che abbiamo piegato la pasta in eccesso ai bordi del nostro dolce, dobbiamo spennellare i bordi con il tuorlo d'uovo in cui ho messo sempre per non far sentire l'odore dell'uovo dopo la cottura, 3 gocce di aceto, e quindi vado a spennellare tutti i bordi così della sfoglia. Vado a mettere le mandorle sul bordo così della mia pasta sfoglia, tutto intorno ci giro, eh. Ecco, a finire sempre sui bordi perché sulle pesche l'abbiamo già messo una spolveratina di zucchero di canna. Siamo pronti per infornare il nostro dolce. Io ho preriscaldato il mio forno a 170 gradi, lo infornerò per circa 20 minuti e mi regolerò di conseguenza se servono 5 minuti in più o in meno. Quello che è molto importante è non far superare la doratura. Ecco la nostra torta sfogliata, appena uscita dal forno, la pasta sfoglia è croccante, adesso la dobbiamo lasciare raffreddare completamente. Questo
Questo è il risultato della nostra torta sfogliata di pesche dopo circa 2 ore che è uscita dal forno. Io vi invito veramente a prepararla perché è un dolce molto, molto veloce, avete visto, molto gustoso. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale come d'abitudine se non lo avete ancora fatto, cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video e condividere le mie video ricette. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.